Ed allora buonasera, buonasera gentili ascoltatori da Stadio do Dragão di Porto, buonasera da Francesco Repice. È l'ottavo di finale d'andata della Coppa dei Campioni e la Juventus è in campo, la Juventus magari anche disturbata se non addirittura dilaniata dalle polemiche che hanno caratterizzato l'immediata vigilia di questo fischio d'inizio, del calcio d'inizio di questa partita, ma è una Juventus che parte con i favori del pronostico perché semplicemente per il fatto che la squadra campione d'Italia è più forte del Porto, il Porto che lo ricordiamo ha eliminato la Roma, l'ha estromessa dal tabellone principale del massimo trofeo continentale, era la scorsa estate, sembrano passate veramente tantissime settimane, in effetti le sono tante alle spalle, ma è altrettanto vero che questa squadra col passare dei mesi ha acquisito consapevolezza, tanto che si trova in questo momento a una sola distanza di distacco dalla Benfica che è capolista nel campionato lusitano, tanto che ha confezionato prestazioni in Coppa dei Campioni assolutamente convincenti, tanto che oggi è supportata dal tifo di 40.000 e più spettatori accorsi in massa per sostenere gli uomini di Spirito Santo nel difficile confronto degli ottavi di finale d'andata contro la Juventus, una Juventus che è arrivata sin qui scortata da circa 1.500 tifosi che sono appostati proprio di fronte al nostro punto di osservazione. Il pallone al limite, il tiro di Dybala con il destro di controbalzo, la sfera sul fondo sopra la traversa di Iker Casillas, l'opportunità per la formazione bianconera sul piede destro però purtroppo e non quello sinistro di Paolo Dybala, fallo da dietro questo di Tejes su Cuadrado e anche in questo caso ci sarebbe stato il cartellino giallo, infatti il cartellino giallo c'è e viene stato al direttore di gara il signor della federazione tedesca. Siamo alla 26esima, siamo ancora fermi sullo 0-0, l'impressione è tuttavia che una fiammata sia nell'area, speriamo che ad accenderla possa essere la Juventus ora in possesso del pallone con Gonzalo Higuain, Danilo su di lui, il ripallo favorisce Lichtsteiner, la scivolata è quella ancora una volta di Tejes che mette il pallone sul fondo, attenzione che se becca il secondo giallo Tejes se ne va dalla gara e abbandona il campo con molti molti minuti anticipo, sì, sembra volerlo ammonire il Porto e i 10 uomini, cartellino rosso per Tejes, doppia ammonizione, due falli in pochi minuti, il primo abbastanza ingenuo, il secondo fin troppo deciso nell'intervento in spaccata su Lichtsteiner, ora addirittura vanno tutti al direttore di gara a capannello, i giocatori della formazione di casa quasi a convincere fisicamente per così dire il signor Brick che la sua decisione è stata sbagliata e magari a consultarsi con chi era più vicino di lui all'azione, il guardaline che opera proprio sotto la nostra postazione, ma dopo un attimo di esitazione, un attimo forse anche di conciliabolo di consultazione proprio con il suo collaboratore, il direttore di gara ha estratto il secondo cartellino giallo che a mio giudizio c'era tutto perché si è totalmente disinteressato del pallone, Tejes è entrato dritto sulle gambe dell'avversario, si trattava di Stefan Lichtsteiner e quindi espulsione, anzi seconda ammonizione credo giustissima, non diciamo così un comportamento molto intelligente ecco da parte di questo Tejes, mettiamola così. Calcio di punizione fuori dalla Juve che è in superiorità numerica dal 27esimo minuto, Pjanic da destra con Dybala che si allontana, il traversone indietro Cuadrado con il tiro, pallone che sfiora il palo alla destra di Iker Casillas, assolutamente immobile al centro della propria porta e la Juve però deve approfittare di questa situazione, Cuadrado centralmente per Chiellini, tutta la Juventus nella metà campo avversaria fatta eccezione per Buffon, Pjanic destro, rasotella centrale in due tempi, arriva Iker Casillas a controllare questa traiettoria maligna del numero 5 della formazione di Massimiliano Allegri, fischi del pubblico del Stadio do Dragão che sono fischi di paura, Alessandro dall'estremo settore di sinistra parte il cross, il colpo di testa di Khedira, il pallone che finisce sul fondo, ancora una volta ci ha provato la Juventus sempre con Assemi Khedira e questi suoi inserimenti da incursore all'interno dell'area di rigore avversaria possono essere veramente molto pericolosi. Pjanic in cabina di regia, da questi a Chiellini, dalla posizione di mezzo sinistro, dal respiro alla manovra c'è Alessandro che vince il contrasto con Maxi Pereira, il cross in mezzo, la conclusione al volo, la parata in angolo proprio di Casillas ed è stato in questa occasione Gonzalo Higuain con il piattone sinistro a cercare qua sia a trovare il paletto alla destra di un Casillas che era stato ingannato anche la deviazione del suo difensore, si trattava di Felipe, una carambola impazzita velocissima alla quale si è opposto però con grandissima classe e grandissima reattività il portiere del Porto mandando la sfera in calcio d'angolo, 45 minuti e 30 secondi di gioco, Cuadrado che punta a Danilo, mette palla sul destro, si accentra da questi, Dybala con il sinistro, palo clamoroso
di Paolo Dybala, Lichtsteiner da destra, attraversone, Herrera che mette in fallo laterale, e Juventus vicinissima al gol del vantaggio al 46esimo del primo tempo con Paolo Dybala, il suo fendente malefico, col collo interno piede sinistro che l'aveva lasciato scampo a Iker Casillas dai 28 metri, il pallone che è andato a infrangersi sul palo all'estremo difensore del Porto, oramai inesorabilmente battuto, e quindi grande opportunità per la Juve, il parziale rimane fermo sullo 0-0. La Juve è totalmente nella metà campo del Porto, Porto che difende con tutti i suoi effettivi, sono 10 non 11, c'è Pjanic al limite in buca, la posizione è regolare con la conclusione in porta di Dybala, il pallone in gol ma con colpevole ritardo a mio avviso, si è alzata la bandierina del collaboratore dell'arbitro che opera di fronte alla nostra postazione, magari uno dei due tra Higuain e Dybala era in fuorigioco e magari secondo me non lo era nessuno dei due, e quindi il gol era assolutamente regolare per quello che mi riguarda, almeno ho avuto questa impressione. Che dire, a parte la conclusione, il pallone che finisce sul fondo scortato via con lo sguardo da Iker Casillas, era andato da sinistra Alexandra Higuain, ha provato la conclusione dal limite a giro con il destro, il pallone che è finito sul fondo, e infatti la cattiveria di Gonzalo Higuain ha provato a nuocere la porta di Iker Casillas, e alle viste è un cambio però nella formazione bianconera, sta per entrare un uomo d'attacco, un uomo dalle possibilità tecniche praticamente illimitate come Marco Piazza, un altro croato, un altro giocatore dai piedi e dalla tecnica, ripetiamo, finissime, calcio di punizioni in favore della Juve per il tocco di mani da parte di Soares, Juve che può ricominciare a tessere la sua trama, siamo al 27esimo, 0-0 ancora il parziale in campo, un campo dove la Juve gioca in superiorità numerica, ora ancora Marco Piazza che si incarica di puntare i difensori avversari, va allo scambio con Dybala, Dybala che prova a far filtrare, ancora Piazza, adesso rete! Ha segnato la Juventus esattamente al minuto 27 nel corso del secondo tempo, cambia il parziale allo stadio Dragao di Oporto, ha segnato Marco Piazza, ha sfruttato un rimpallo all'interno dell'area di rigore, Dybala aveva cercato di premiare l'incursione da parte del compagno di squadra Lichtsteiner, il pallone che è rimbalzato sui piedi di Piazza che arrivava dalle retrovie, ha incrociato il diagonale verso il palo più lontano, ha trovato il bersaglio andando a superare l'incolpevole Casillas, e questa volta alla prima sbavatura la difesa del Porto è stata punita, siamo al 27esimo e esattamente un'ora dopo l'espulsione di Tejes per doppia ammonizione la Juventus è passata in vantaggio con Marco Piazza, adesso sta per entrare in campo con il numero 23, se non andiamo errati, stiamo parlando ovviamente della Juventus, Dani Alves, la Juventus è finalmente riuscita a passare e conduce grazie a Marco Piazza per 1-0, mentre attenzione che la Juve che da un minuto in vantaggio per 1-0 adesso prova ad attaccare, prova comunque a tenere il pallone all'interno dell'area di rigore avversaria, prova magari qui a chiudere il discorso, qualificazione ai quarti di finale della Champions League proprio nella partita d'andata, ce ne sarebbe l'opportunità, ce ne sarebbero i presupposti, vediamo se la Juventus riuscirà nell'impresa, ora Pjanic vede libero sulla sinistra Alexandro, magari anche sfruttando la squadra bianconera, il momento psicologico negativo della formazione di casa, infatti è solo in area di rigore, la girata vincente ancora della Juventus, ancora di Dani Alves, gli uomini che arrivano dalla panchina risolvono la partita allo stadio Dragao di Oporto, due scelte stravincenti di Massimiliano Allegri che le azzecca veramente tutte, Piazza prima, Dani Alves poi, la Juventus al 29esimo ha raddoppiato ed ora è nel rassicurante vantaggio di 2-0. È abbastanza punito psicologicamente il Porto dal gol subito da Piazza al 27esimo, al 29esimo, due minuti più tardi è arrivato il raddoppio di Dani Alves che si è avvitato all'interno dell'area di rigore, una marcatura della quale si erano dimenticati i difensori di casa sul giocatore brasiliano che non ha perdonato questa imprecisione, questa sbavatura difensiva all'interno dell'area di rigore avversaria, si è girato, anzi ha girato il pallone da attaccante consumato verso la porta di Casillas che non ha avuto scampo, la Juventus conduce per 2-0, ripetiamo, due scelte di Massimiliano Allegri, due cambi dentro Piazza e fa gol, dentro Dani Alves e fa gol, francamente da un allenatore di una squadra che si è preso la responsabilità di tenere fuori per motivi disciplinari una colonna dello scacchiere bianconero come Leonardo Bonucci non si può chiedere di più. Il corner battuto corto da Dybala per Pjanic, poi Dani Alves e poi nuovamente la gioia per Pjanic in area di rigore, pronto la conclusione, c'è una deviazione da parte
parte di Danilo, c'è la sfera sul fondo, anzi di Felipe, scusate, c'è la sfera sul fondo, c'è il tiro dalla bandierina in favore della Juventus, una Juventus che adesso ha preso saldamente in mano le redini dell'incontro, sta conducendo per 2-0 ed ovviamente non ha intenzione alcuna di mollare la presa, di concedere la benché minima chance, anche psicologicamente parlando, di ripresa al Porto. La Juve che quando siamo giunti alla 42esima conduce per 2-0, io proverei adesso, fossi nei giocatori bianconeri, a dare la stoccata finale alla partita, alla qualificazione. Attenzione, piazza del rigore, che dire, il pallone che sfiora il montante e finisce sul fondo, triangolazione a velocità supersonica della Juve all'interno dell'area di rigore, al limite di essa, del Porto, con il tocco definitivo in profondità di piazza con l'esterno destro, dopo il suggerimento di Higuain per Khedira, che in scivolata è andato a anticipare il suo ex compagno di squadra Casillas, a far mandare il pallone vicinissimo al palo di destra della porta lusitana, praticamente una gol che sembrava fatto, ma la manovra della Juventus in zona d'attacco, ecco, questa è la Juve che vuole Massimiliano Allegri, grandissima capacità, abilità, tecnica a ridosso dell'area di rigore avversaria, e quindi la Juventus ormai vicinissima al traguardo della vittoria e forse anche con questo 2-0 fuori casa alla qualificazione ai quarti di finale della Coppa dei Campioni, potrebbe continuare il cammino della Juve nel massimo trofeo continentale, l'obiettivo primario del club bianconero, famelico nella sua voglia di andare a divorare tutte le pietanze che gli si portano sulla tavola, e c'è il campionato, c'è la Coppa Italia, c'è ovviamente anche la Coppa dei Campioni, ancora un giro di lancetta e qualcosina in più e la Juventus potrà uscire a braccia alzate sul traguardo di Oporto con il doppio vantaggio rassicurantissimo in vista del return match dello Stadium, quando la Juventus non dovrà far altro la squadra bianconera che gestire il vantaggio appunto accumulato nella partita andata per andare adesso ad occupare la casella dei quarti di finale della Coppa dei Campioni. Continua ad attaccare la Juve, Dani Alves a destra, potrebbe andare al cross, eccolo che parte insidioso, non ci arriva Piazza, ci arriva come di consueto Marzano. 46 minuti e 10 secondi, manca ancora uno picchio di partita alla termine di questa sfida con Mandzukic che rimane sul lato sinistro del terreno di gioco, accomoda la sfera per Alessandro, si è arreso il Porto, lascia semplicemente che il pallone venga giocato nella mirina finale dagli uomini di Massimiliano Allegri e la Juventus compie un passo forse fondamentale verso i quarti di finale della Coppa dei Campioni, andando a violare o Stadio Don Dragao per 2-0 le reti del secondo tempo, 27esimo di Piazza, 29esimo di Dani Alves, possono festeggiare e innalzare nel cielo di Oporto i vessilli bianconeri, i tifosi della Juve, perché l'impresa è vicinissima, perché questa partita può essere messa ora al sicuro con il 2-0 che consentirà alla Juve di gestire il return match e quindi di approdare ai quarti di finale del massimo trofeo continentale. È stata una partita combattuta relativamente ai primi 27 minuti, poi è arrivata la doppia ammonizione per Tejes e quindi l'espulsione del numero 13 del Porto è finita. La Juventus batte il Porto per 2-0 grazie alle reti nel secondo tempo di Piazza e Dani Alves, subentrati nella ripresa secondo gli ordini di Massimiliano Allegri, che vince non solo la sfida sul campo ma forse una sua partita del tutto personale con lo spogliatoio della Juve, che rimaneva da convincere. Perché? Perché una volta allontanato per motivi disciplinari un baluardo della difesa dei campioni d'Italia come Leonardo Bonucci, si trattava di dimostrare sul campo che questo non avrebbe nociuto alla squadra campione d'Italia, che infatti ha vinto per 2-0 seppur agevolata, come dicevamo poc'anzi, dalla doppia ammonizione, quindi dalla espulsione al 27esimo nel primo tempo di Tejes. Juventus che non ha rischiato comunque nulla, Juventus che torna a Torino con la vittoria, ha battuto il Porto per 2-0 le reti, lo ripetiamo ancora una volta, nel secondo tempo di Marco Piazza al 27esimo e di Dani Alves al 29esimo. È tutto veramente da Porto, da Francesco Repice, l'augurio di una serena notte.